Totaro. Non vedo altre. Sì, Mazzoli. Chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.56 Turco. Parere contrario. Turco, prego, onorevole Turco. Molto brevemente ci tengo ad illustrare questo emendamento che so che non verrà accolto perché questo provvedimento è blindato, ma che mi sembra comunque di buon senso. Riguarda le circostanze attenuanti e prevede che se si applicano prima ancora che a coloro che si adoperano affinché l'attività delittuosa non sia portata a conseguenze ulteriori, cioè prevede che si devono applicare ancora prima che a coloro che si adoperano affinché l'attività delittuosa non sia portata a conseguenze ulteriori, devono applicarsi a coloro che impediscono che il reato venga portato a compimento. Ritengo che sia appunto un emendamento che migliora il testo e quindi invito tutti a votarlo. Grazie. Grazie onorevole Turco, non essendoci altri iscritti a parlare, lo metto in votazione con il parere contrario di Commissione e Governo favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Spadoni. Colonnese. Palese, ma Palese sta facendo altro. Prego, provi. Se telefona, con che vuole votare, Paola onorevole Bragantini. Palese? Bragantini Paola. È chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.10 Molteni. Parere contrario, Commissione, Governo e relatore 5 Stelle, favorevole relatrice Forza Italia. Aperta la votazione. Montroni. Montroni ancora non ha votato. Lainati. Provi onorevole. Provi a votare onorevole. Se non c'è niente nella postazione, provi a votare. Alberti. Alberti. Chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.57 Turco, che non chiede di intervenire. Metto in votazione l'emendamento Turco, contrari Commissione e Governo, favorevole alla relatrice Forza Italia. Si rimette all'Aula il relatore 5 Stelle. È aperta la votazione. Colonnese, Turco, Malpezzi. Malpezzi, Adornato. Adornato. Ha votato Adornato? Non lo vedo. Sì, è chiusa la votazione. La Camera respinge. Passiamo all'emendamento 1.58 Colletti che chiede di intervenire. Prego. Grazie Presidente. Con questo emendamento andiamo in realtà a fare una modifica necessaria per un reato che era stato giustamente inserito anche dietro consiglio di varie istituzioni sovranazionali, ovvero il reato di traffico di influenze illecite. Questo reato, a differenza dell'altro reato, per così dire, quasi gemello, millantato credito, va a punire colui che né concorrente del reato né pubblico ufficiale, però utilizzando le sue relazioni, può manovrare la volontà della pubblica amministrazione.